Siamo con il sindaco di Santa Margherita Ligure, Paolo Donadoni, che saluto, buongiorno sindaco. Buongiorno. Allora, questo è un evento che ogni anno che passa, abbiamo visto, aumenta i numeri. Aumenta i numeri e diventa sempre più importante. Quanto è importante per il Tiguglio questo evento? Allora, tanto è vero, è un evento che aumenta i numeri, come anche il nostro territorio, nonostante la situazione di crisi nazionale e internazionale di questi ultimi anni, il Discover Italy sta crescendo come manifestazione, ormai proponendosi a livello anche internazionale, così come il Golfo Tiguglio ha resistito alle difficoltà, diciamo, del turismo internazionale ed è cresciuta addirittura nell'accoglienza. Quindi credo che sia un dato significativo questa controtendenza che sta caratterizzando Santa Margherita Ligure e tutto il Golfo Tiguglio. Ecco, per quanto concerne invece il discorso proprio della località Santa Margherita Ligure, è un po' la seconda patria dei milanesi che vengono, diciamo, nelle seconde case, però ci sono tanti alberghi anche di alto livello, di qualità. C'è preoccupazione per il mancato arrivo di potenziali turisti stranieri, russi, americani comunque? Ma devo dire che il mercato ultimamente è cambiato, ci se ne rende conto e qua si condivide questo dato con tutti gli operatori del settore. Sicuramente c'è stata una decrescita degli stranieri, delle presenze straniere, ma nel contempo c'è stato un recupero, ad esempio a Santa Margherita, delle seconde case, milanesi non solo, cioè tutti coloro che avevano costruito nel tempo un rapporto continuativo con la città e che in realtà nell'ultimo decennio, forse l'ultimo ventennio, erano un po' andati perdute come presenze. Ora si stanno recuperando ed è un dato davvero importante, perché non si tratta del turismo del weekend, delle mordi e fuggi, ma si tratta invece di una presenza stabile, a volte di lungo periodo, anche di settimane o mesi, e che quindi caratterizza proprio in modo diverso la presenza turistica territoriale. E credo che questo sia forse uno dei dati più significativi che possiamo riscontrare, tant'è vero che anche Discover Italy, ho visto che ha aggiunto una seconda giornata dedicata proprio al turismo di prossimità, cioè agli italiani, percependo questa differenza, diciamo, delle movimentazioni turistiche e cercando di poterne usufruire validamente. Benissimo. Noi ringraziamo il sindaco di Santa Margherita Ligure e auguriamo una buona estate. Grazie a voi. Perfetto.